Passa! Passa! Dai, dai! Passa, passa, passa! Ecco, visto di che sto parlando! Ce li incuriamo tutti quanti, questi gay! Non lo dico in senso dispregiativo, lo dico speranzoso. Allora, nessuno di voi è gay? Nemmeno tu? Ah, la fai, finita. Passa da me, dopo, dammi 5 minuti del tuo tempo. Magari ti convinco a fare una prova. Vai, vai! Andiamo, andiamo! Dai. Oh! 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 Quanto sei bravo, baby! Mi dovrei vedere con Jamie. Chi, il cacciatore di teste? Ah, uscite insieme adesso? No, siamo solo amici. Facciamo un po' di casino. Che significa? Quello che pensi, ma è solo sesso. Non ha mai funzionato, bello. È una ragazza. Per loro il sesso significa molto di più, anche se non lo ammettono. Jamie è diversa. Cioè ha un pisello dove tutte le altre hanno la vagina? Niente pisello. Allora non è diversa. Ma tu che ne sai delle donne, scusa? Pupo, ho rifiutato tante di quelle tope che neanche te lo sogni. Sì, per forza, sei gay. Ma le offerte continuano ad arrivare, naturalmente. Cioè, voglio dire, guardami. Senti, io amo le donne, sono bellissime, maestose, misteriose, fantasmagoriche creature, sveglie, piene di risorse, molto superiori al maschio in ogni campo. E se potessi scegliere, preferirei le donne fino all'ultimo giorno. Ma mi piace il cazzo, quindi sono rigorosamente frocio. Quindi è sempre e soltanto sesso? No, mi sono pure innamorato. Sono caduto in quel buco nero. E lo sai che ho scoperto? Non è con chi vuoi passare il venerdì sera, è con chi vuoi passare tutta la giornata di sabato. Capito l'antifona? Sì, ma poi sono tutti sabati per tutta la vita. Ok, non hai capito. Non ha importanza. Ma capirai, un giorno incontri qualcuno che letteralmente ti lascia senza fiato, tipo che non riesce a respirare, tipo senza ossigeno nei polmoni, tipo un pesce. Sì, ho capito, Tommy. Ecco, bravo. Niente male il nuovo sito online, a proposito. Che carattere hai usato per il titolo? Times Roman. Times Roman, brillante. Me ne vado. Ma hai una barca? Abito in New Jersey. E io il traghetto non lo prendo. A meno che non ci sia una cena o uno show. Bing! Sì. Tu e quel Dylan. Che bella idea. Voglio dire, quell'amicizia di sesso. Vai così, baby, vai così. Non è poi così importante. Che mi sorprende. Ti ho sempre visto come una da grande amore. Ah, figurati, mamma, non è che mi impedisca di fare altre cose. È quello che pensavo io nel 78. E anche in seguito. Ecco, sono lusingata in realtà. La mela non cade lontano dall'albero. È solo sorprendente. Ok, ho finito. Puoi andare. Ok. Oh, sei bellissima! Davvero, sembri una principessa. Sì. Sul serio? Giuro. Bene. E senti, un mio amico mi ha dato la sua casa a Montauk per il 4 luglio. Andiamoci noi due da sole. Niente uomini, niente stronzate, solo madre e figlia. Tipo un film di Nora Ephron. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo passato tutto un weekend insieme? Avevo 8 anni in Vermont, bloccate dalla neve col maestro di sci. Dimitri. Bill. Mi ricordava tanto tuo padre. Riccioli neri, pelle olivastra, accento da guerra fredda. Mio padre era russo? Non me lo ricordo, però mi ricordo che bevemmo tanta vodka e sparammo tanti colpi. Mamma, questo gioco chi è tuo padre è ormai obsoleto. Lo so che non sono stata la miglior madre del mondo. Scusa, ti aspetti che ti contraddica? Ma dai, vieni via con me. Andiamo. Andiamo. Vieni. Ok, ci vengo. Sarà divertente, no? Certo. Mamma! È che cercavo un contatto. O ti facevo le trecce o sniffavo colla.